Ora parliamo di emergenza Covid in Abruzzo, in attesa dei nuovi dati che saranno resi noti dalla regione nel primo pomeriggio. Puntiamo l'attenzione sui 325 contagi, sul tasso di positività in crescita rispetto ai tamponi eseguiti. A Pescara, dove per quanto concerne le scuole, aumentano le classi in quarantena, a Pescara c'è la collega Anna Di Giorgio, che vedo in compagnia dell'infettivologo Giustino Parruti, che come sapete è componente della Task Force regionale e il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del Santo Spirito. Buon pomeriggio Anna, ti cedo subito la linea. Sì, Gigliola, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Andrea Berardinelli, in questo momento prendiamo la linea dall'area ospedaliera di Pescara e io mi trovo proprio in compagnia del professor Giustino Parruti, che è direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive. Professor Parruti, parliamo purtroppo ancora dell'emergenza sanitaria alla luce di quelli che sono anche gli ultimi dati dei contagi. In queste settimane tanto stanno facendo gli screening di massa organizzati dai vari comuni, dalle ASL, dalla regione, proprio per cercare di interrompere la rete di questi contagi, ma è stato anche detto che il punto interrogativo riguarda soprattutto le varianti. Allora, queste varianti al Covid ci devono far preoccupare? Sono comunque una cosa che può essere tenuta sotto controllo? Insomma, qual è la situazione? Ma la strada giusta per il controllo delle varianti è esattamente la strada maestra, quella che adesso stiamo battendo anche con tanta decisione, quello cioè della intensificazione degli screening. Perché che cosa succede? Con l'aumento della circolazione di varianti a più alta diffusione e diffusibilità, il numero dei portatori capaci di superdiffondere aumenta un pochino. Quindi, rispetto al tasso di circa 1% che c'è in una popolazione, diciamo, a cui ci eravamo abituati di infetti Covid, qui saliamo al 2-3%. Quindi il rischio che la diffusione del contagio possa avere spunti di allargamento esponenziale cresce. Quindi quello che noi dobbiamo fare è mantenere in essere le regole fondamentali di distanziamento e di rispetto dell'uso della mascherina, ma anche intensificare tutti quanti gli screening. Per esempio nell'area di Pescara, col lavoro che è stato fatto, sono stati individuati quasi 70 portatori asintomatici che superdiffondevano. Questo è stato sicuramente un investimento utile. E intanto ci sono anche contagi che vengono sempre monitorati tra i minorenni, in particolar modo tra la popolazione studentesca. Tra l'altro questa mattina abbiamo sentito anche l'assessore del comune di Pescara, Gianni Santilli, perché anche il comune di Pescara, insomma, si sta muovendo per cercare di mettere in piedi un sistema di screening tra la popolazione studentesca, ma in questo caso delle scuole medie ed anche elementari. Dovrebbero partire a febbraio questi screening, così ci ha detto l'assessore, ma di questo poi ne riparleremo. Intanto però i contagi continuano ad avvenire, ad esserci anche tra gli studenti. In quel caso, purtroppo sì. Allora, la scuola è un ambito in cui il numero dei contagi è proprio favorito dalla condizione, cioè i colleghi cinesi lo dimostrano già nel mese di marzo che uno dei più forti volani di diffusione dell'infezione è la scuola. Ora, questo non vuol dire che non sia prudente la scuola in presenza, questo vuol dire che questa iniziativa dello screening sistematico di sintomatici e asintomatici nelle scuole è qualcosa che dobbiamo intensificare, perché siamo fondamentalmente a fronte di una stagione che continuerà a impegnarci nonostante l'arrivo dei vaccini. Anche perché il diritto alla scuola e all'istruzione rimane comunque uno di quelli Fondamentale. costituzionalmente garantiti. Grazie, grazie al professor Parruti. E Gigliola, se non hai domande da studio, ti restituisco la linea. Io, Andrea Berardinelli, qui da Pescara, insomma, è tutto.